Niente, siamo contentissime, siamo felicissime, è quello che doveva succedere, è quello che abbiamo sempre detto, è stato un gravissimo errore, le indagini vanno ricominciate da capo e sarà il momento forse che comincino a lavorare seriamente. È stata scarcerata. È stata scarcerata, certo, come doveva essere, non c'era assolutamente niente contro di lei. Che cosa le ha detto? Cosa mi ha detto? Mi ha ringraziato ovviamente per tutto quello che ho fatto, ma quello vi posso assicurare che io non è che ho fatto questo grande miracolo, perché in quell'ordinanza non c'era assolutamente niente, niente. Quindi il tribunale non poteva che prenderne atto. Come sta? Insomma, si deve riprendere da uno shock di 3 settimane di carcere di una persona innocente, mettetevi nei suoi panni. Continueremo noi a fare le indagini e le faremo anche per quello che non è stato fatto. Quindi faremo le perizie, faremo tutto quello che non è stato fatto. Un attimo, la signora. Si sente proprio, non ce la fa, oggi non ce la fa. Poi la faremo, sarà anche nostro interesse anche per rivalutare la sua immagine, per come deve essere. Riusciremo anche noi sicuramente a farvela vedere, però ora adesso sinceramente è molto provata, cioè cercate di capire. Certo, una vittoria per tutti, è una vittoria soprattutto per la giustizia, per come le cose dovrebbero funzionare. Voi state valutando in vista di un eventuale processo di raccogliere un dossier degli errori? Stiamo già facendo questo, lo stiamo già facendo, ma non è che ci interessa tanto l'errore, ci interessa davvero contribuire alla ricerca della verità, che questo sarebbe soprattutto il compito del... Quindi hanno sbagliato? Probabilmente sì, sicuramente su di lei hanno sbagliato, poi vediamo se ci sono altri errori.